Ci dicono ci sia un clima un po' mesto. Ma cos'è? Mister? Ma cos'è? Mister? Sebimo! Sebimo! No, Lapo no! Sebimo è campione! No, Lapo! Sebimo! Non c'era clima mesto Sebimo. Qui, cosa state facendo? Sebimo è campione! Mister ci sente? Trentesimo al massimo! Pronto, scusate, pronto! Mister sento, ci sente? Sentiamo solo Lapo! Sento no? Poco, solo, sento poco! Solo DJ Mino! Mister, non può uscire. Sono aspettate che esco un attimo, c'è un casino. Uscire, grazie, c'è un casino incredibile. Diabolica. Diabolica no. Mister, ma quanta gente c'è? Fatemi passare, scusate, fatemi passare. C'è un casino di gente che non ho mai visto. Tu chi sei tu? Tipo? Grosso, ma chi è grosso? Fatemi passare. Paolo, fammi passare. Chi è Paolo Montero? Sta facendo cosa fa lui? Butta fuori, si fa. Come il timbro, Paolo, ci vuole il timbro. Ci vuole il timbro, mister. Sono io, Paolo. Aspetta, detto che sono uscito, aspetta, adesso okay. Sono uscito. Pronto? Sì, pronto, mister, ci sente. Mi sentite finalmente. E ci sta un po' di casino, sono uscito. Abbiamo sentito, ma cosa state festeggiando, mister? Avete comunque una bellissima stagione, ma la finale di Coppa Italia l'avete persa, insomma. Vabbè, la finale Coppa del Nonno abbiamo perso. Ma come dai. Coppa del Nonno? Ma scusi, lei ha dichiarato comunque che, insomma, era importante. No, vabbè, avevo dichiarato una canzone di facciata, questo come per dire. Come di facciata? Ma che adesso perché non l'ha vinta, dice che cosa dici così? Ma che me ne fotte la coppa del nonno, dai. Va. Stiamo festeggiando ancora. No, ma un dove campionato siete? Straordinario, veramente sì, questo straordinario. È vero, questo fuori dubbio e stiamo festeggiando. Poi questa coppa ce ne frega un po', diciamo, vabbè, chiaramente. Vabbè, comunque. Come siete? Esatto. Dove stiamo a Roma siamo. Ah, siamo ancora a Roma. Esatto, stiamo dominando la capitale. Abbiamo affittato un locale molto bello. Ah, un po' antico. Alessandro conosce Roma, dove siete? Ma si chiama Quirinale, si chiama. Ma come Quirinale? Quirinale? Quirinale, ma c'è il presidente della Repubblica lì dentro, mister. Come si chiama il presidente? Giorgio Napolitano. Ah, ecco, allora forse abbiamo incontrato prima che c'era un pelato che faceva un po' di storie. Per forza, come un po' di storie, certo, ci mancherebbe. E diceva qua non si può entrare, qua non si può festeggiare. Allora, deve dire a casa sua, ma mister. L'ho convinto subito, data la pelata importante che aveva. Gli ho offerto due lozioni di Champi Conte. Cioè, l'ha convinto così. Corrotto, basta così. Questo. Il corrotto, ormai. Adesso sta, fa anche lui parte della festa, anche Napolitano fa parte della festa. Come? Anche lui, esatto, con voi. Esatto. È partecipato e sta facendo il DJ. Ma cosa dice? Come il DJ, ma non è vero. DJ Napolitano. Sta facendo il DJ Napolitano. Non è vero. Lui viene da lontano, coi dischi sempre in mano. È DJ Napolitano. Cos'è? La cassa spinge come spinge tuo marito. La cassa spinge come spinge tuo marito. Non è napolitano. La cassa ma spinge per favore, smettiamola. La cassa spinge come spinge ste bargeggia. Anche tu Tony. Chi è Tony? La cassa spinge come spinge Giaccherino. La cassa spinge ragazzi? Come spinge Giaccherino. Saluto il tavolo dell'amico Marco. Il tavolo nel privé dell'amico Marco. Ma che privé? Perché come dice lui, alla fica ti piace il no, capelli. Giorgio, ma non è napoletano. Non è quello vero, per favore. Diciamo ma io purtroppo che di capelli in testa ho una vera e propria crisi. Sì, vabbè. Ma grazie agli Champi Conte di capelli ne avrò a iosa. Cos'è? Grazie Antonio. Ma cos'è? Grazie Antonio. La cassa spinge come spinge la tua Juve. Ma cos'è? Grazie Giorgio. Ma grazie Giorgio. Napoli, scusi, presidente così, però vabbè. Ma noi ce ne freghiamo della crisi e viva gli Champi Conte. Va bene, perfetto. Grazie, grazie Giorgio, avete visto come contento Giorgio. Sì. Mister, possiamo parlare un attimo del calcio giocato? Esatto, forse è meglio. Tornare alla partita più che dopo questo show. La scelta di Borriello volevo chiedere, insomma è stata ecco. Come al solito una scelta un po' criticata. Esatto, come al solito è stata molta polemica, ma la scelta è stata dettata ancora una volta da Maria. Come ancora? Da Maria De Filippi. Ancora sta storia, esatto, mister. Vedete che il contratto di Marco lo gestisce completamente lei. Sì, lo sappiamo, ma mister. Non è esatto, vero, sapete mister. Che c'è stata la finale di Amici venerdì sera. Sì, lo sappiamo. Sabato sera. Sì. E Maria doveva coprire pure la prima serata di domenica. Ma come? Che contratto aveva, aveva questa esigenza e voleva mandarmi addirittura della sua scuderia. Ma un altro. Esatto, stavo per mandare in campo Valerio Scanio. Ma che no, disastro, mister, Scanio. No. E poi abbiamo deciso per il nostro Marco meno Borriello, male forse che meglio. Almeno due tiri alla palla gli sa dare poi, proprio no, quello proprio no. Poi tutto criticare Marco, ma l'ho detto mille volte, Marco non è un calciatore. Come non è un calciatore? Sì, lui è un tronista, gli piace, il calcio è un hobby per non lui. È vero, ma questo lo sta dicendo lei, il suo lavoro è un altro. E dovete criticare Marco Borriello, non dovete criticare povero ragazzo povero ragazzo tutte queste critiche. Mister, parliamo del museo.
Insomma, è stato inaugurato il museo nuovo, lo Juventus Stadium o Stadium, a dir si voglia. E allora cosa ne pensa lei di questo museo? Ha fatto bene avermi questa domanda. Sono molto contento, però c'è stato un episodio un po' increscioso. Esatto, perché in questo museo hanno imbalsamato Krasić. Come imbalsamato Krasić? Ma perché? È stato un brutto episodio, per sbaglio, non hanno fatto apposta ad imbalsamarlo, perché praticamente c'è stava Krasić nel museo quando stavamo visitando. Sì, ho visto che c'era anche lui. Vedete che Krasić non è che parla molto, era lì fermo impalato. Sappiamo, sì. E ci stanno nel museo i fantocci di Del Piero, di Nedved. Sì, beh, certo, i grandi della Juve. No. Esatto. Allora mancava quello di Nedved, hanno visto Krasić, visto data la somiglianza fisica. No. L'hanno imbalsamato. Non è proprio uguale, mister. Adesso lo stanno sbalsamando in qualche modo. È un'operazione lunga, mister. È un'operazione lunga, però. Ce la farà per l'anno prossimo, mister. Ce la farà. Tra l'altro, mister, a proposito di figure importanti della Juve. La sua figura è un po' assente all'interno del museo. No, ma questa è stata una scelta mia. Una scelta di basso profilo perché così sono uno che non vuole avere gli occhi addosso, bastava la maglietta e basta. Poi nel contratto ho messo un piccolo appunto, un'aggiunta da fare nel museo. Sì. Quindi sarà un'aggiunta. Sì, esatto, ci sarà una piccolissima area dedicata ad Antonio Conte, dove verrà eretta una piccola cosa, una statua piccola. Che dimensioni? Dimensioni quasi reali, di 35 metri. Ma quasi reale. Statua che verrà chiamata Re Antonio. Ma no, come sarà questa statua? Tipo statua della libertà, scusi. Esatto, bravo. Tipo statua della libertà e al posto della spada. La statua di libertà. No, una fiamma. La fiamma, scusate, la fiaccola che c'ha. Al posto della fiaccola ci sarà lo shampoo Conte. Ma no, quindi ci sarà Re Antonio con in mano lo shampoo Conte. E dall'altra mano la statua di libertà, diciamo così, ha un libro, no? Cosa avrà? Ma ci mettiamo anche il cocco Conte. E poi abbiamo anche aperto un piccolo Conte shop all'interno del museo. Sì. Ma non all'interno del museo, proprio all'interno della statua. Dentro la statua. Ci sarà un Conte shop dove ogni piano c'è un prodotto diverso. Sì, come si fa a entrare? Come si fa a entrare dobbiamo ancora deciderla. Si passerà dal capello. Perché questa statua avrà un capello lunghissimo, tipo Rapunzel. Come Rapunzel. Quindi si aggrapperà questo capello e si entrerà all'interno della statua. Primo piano Shampi, secondo gelato importante, terzo Lacca Conte, quarto Cocco Conte e via tutti gli altri prodotti del non mancheremo, mister. Che verremo a trovarlo. Grazie, mister, la salutiamo. La cassa spinge come spinge Giacchino. Il collegamento.